laser terapia è indicata per tutte le patologie muscoloscheletriche specifiche che possono andare dalle tendiniti a infiammazioni articolari, infiammazioni dello zoccolo, contratture muscolari più o meno importanti, fino a dei trattamenti total body che permettono di rilassare in toto l'animale. Sfrutta l'efficacia di onde luminose, per cui il cavallo non subisce nessun tipo di sensazione negativa, perché non è una terapia dolorosa. Adesso voglio fare un esempio di quello che potrebbe essere una simulazione di trattamento di una tendinite o di una patologia articolare del ginocchio abbinata al trattamento di alcuni trigger point o della schiena. Questo è il manipolo che viene utilizzato più frequentemente dove viene messa la luce laser. Viene applicata mediante dei punti e viene posizionato a 90 gradi direttamente sulla cute oppure distanziata di un centimetro circa se il cavallo non tollera il contatto con il manipolo. Innanzitutto viene accesa la macchina laser, viene impostata la frequenza che si vuole utilizzare per lo scopo preciso di quel momento, perché in base alla frequenza otterremo dei risultati diversi a livello delle cellule e del substrato che stiamo trattando. Questa macchina ha già dei programmi preordinati per il cane, il gatto e il cavallo, in questo caso ovviamente scegliamo il cavallo e a seconda della patologia da trattare sceglieremo il programma. Ad esempio, se vogliamo trattare un'ipotetica tendinite a punti, mediante dei punti staccati, attiviamo il manipolo, usiamo gli occhiali per la protezione degli occhi, in quanto il laser, se direzionato direttamente negli occhi, può essere dannoso, e poi avvicinandoci al cavallo facciamo una terapia specifica locale in vari punti sui tendini che sono lesionati, sia lateralmente che internamente. I trattamenti in fase acuta saranno effettuati ogni due giorni, mentre più è cronica la situazione, più si dilazionano i giorni di intervento, potrebbero essere dopo 3-4 giorni o una volta a settimana. Dovessimo voler trattare, per dire, un'articolazione al carpo, possiamo sia posizionare direttamente sugli spazi articolari, in questo modo, oppure possiamo anche chiedere al cavallo di sollevare l'arto in maniera da aprire, applicando il manipolo direttamente sull'articolazione flessa, in maniera da avere una profondità d'azione maggiore all'interno degli spazi articolari. Una volta che abbiamo trattato la terapia localmente, vanno controllati anche i trigger point, che sono dei punti di sensibilità collegati spesso a una patologia, in questo caso anteriore, e una volta controllati, mediante la palpazione, si decide se verranno trattati anche questi. In questo caso questo punto potrebbe essere sensibile e quindi verrà applicato un trattamento d'onda specifica per il trigger point direttamente sul punto che ci interessa. Per quanto riguarda invece i problemi legati alla colonna vertebrale e alla muscolatura paravertebrale, si possono proprio trattare ogni singolo punto tra le varie vertebre, prima cervicali,
allineandosi tra una vertebra e l'altra, possono lasciare direttamente ovviamente da entrambe le parti. Allora, questo qui, anche sul lato posteriore abbiamo dei punti molto significativi da testare, ci sono le varie inserzioni muscolari dei gruppi muscolari più importanti a livello anche dell'anca, abbiamo l'inserzione dei legamenti rotulei e di tutti i legamenti distali, sia quelli del modello che delle parti più distali vicino al muscolo. Se vogliamo fare un trattamento globale del cavallo, fondamentalmente utilizziamo i punti legati alla colonna vertebrale e i trigger point. In questa maniera riusciamo a ottenere un effetto di rilassamento completo che può essere molto utile nel post-gara.